neve e terremoto. Qual è la situazione al momento nelle Marche? Per noi la situazione è molto molto pesante, siamo in emergenza ormai dal 24 agosto e questa cosa non vuole cessare, si è aggiunto la neve, una nevicata importante, oltre 2 metri in gran parte delle aree interne, proprio delle province già duramente colpite dal terremoto, e le scosse che hanno in sequenza molto forti creato di nuovo quelle condizioni psicologiche di forte allarme, persone che escono di casa e oggi fuori casa trovano la neve. 60 comuni hanno segnalato frazioni isolate, c'è un grande bisogno di mezzi per poter sgombrare le strade, anche quelle secondarie, per rompere l'isolamento delle frazioni. C'è bisogno che l'Enel ripristini l'energia elettrica, perché ormai manca da 48 ore, è stata fortemente sollecitata a tutti i livelli. Serve l'intervento non solo delle tante imprese locali che sono state tutte mobilitate, abbiamo cercato anche quello che poteva essere disponibile qua attorno, chiaramente non verso l'Abruzzo perché vive una situazione simile alla nostra. Bisogna aggiungere a questo un intervento forte a livello nazionale da parte di altre regioni, di chi ha mezzi e li può mettere a disposizione. C'è anche un'emergenza particolare legata alle slavine, cioè il combinato disposto fra 2 metri di neve e le scosse che mettono a rischio le strade o le zone che stanno sotto questi cumuli di neve, e anche il tema degli alberi, perché sono crollati moltissimi alberi, quindi servono anche strumenti e squadre per liberare dalle piante, altrimenti poi i mezzi non possono passare. Quindi siamo veramente in una situazione catastrofica, c'è bisogno di un fortissimo aiuto e mobilitazione in una regione già messa in ginocchio da mesi e mesi di emergenza.